118. Tutto questo 118 va chiamato per un valido motivo, ragazzi. Siamo tornati su... Intanto buon pomeriggio a tutti. Siamo tornati qua su finalmente su Elden Ring, ragazzi. Non vedevo l'ora di giocarlo. So che tutti i miei regas che l'hanno comprato l'hanno già provato. Io purtroppo non ho avuto tempo di farlo e quindi lo proviamo oggi per la prima volta. Vedrete un... Eccolo! Me l'aspettavo, ciao, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Tutto bene, ciao Carbi, buongiorno. E niente, partiamo come vedete dal titolo con il buon Elden Ring. Io ho un'emozione addosso che è impressionante. Ieri l'ho aperto una volta, giusto per controllare che vadano bene gli audio, che vadano bene la qualità, e infatti ho scoperto che avevo da fare un grandissimo aggiornamento alla scheda grafica, se no non mi faceva addirittura girare il gioco, quindi insomma è perfetto. Io direi di passare direttamente alla parte pratica del... Sono emozionato, ragazzi, non vedo l'ora. Cioè, io ho già capito che tornerò a infognarmi qui. Ci tornerò dentro, lo so, mi conosco. Purtroppo è un gioco che aspettavo da veramente tanto tempo. Chi mi segue da parecchio tempo sa il mio amore per la From Software e i suoi prodotti e le sue opere. Già solamente a vedere il titolo fermo mi vengono i brividi lungo la schiena. È un'emozione che è assurda. Partiamo, ragazzi, partiamo perché non c'è un perché, c'è solo il per come, ovvero premendo start. Prova a partire. Cavaliere errante. C'è una descrizione? Sì, c'è. No, non c'è una descrizione, però ti fanno vedere le statistiche. Cavaliere errante, guerriero nomade, eroe, fuorilegge, astrologo, profeta, samurai, prigioniero, confessore e lo sventurato. Oh. Allora, il cavaliere errante. Buona vitalità e una buona forza. Bravo Andrei, uno degli acquisti secondo me che... Cos'hai? PS4, PS5, PC, PS4? Io PS4 non te lo consiglio, Andrei, perché ha un frame rate molto vasto. Guerriero nomade. Doppia spada. Ecco, non te lo consiglio, Andrei. Purtroppo mi hanno detto che non gira bene su PS4. Ciao, Carmi. Ci vediamo dopo se torni a fare un salto. Eroe. L'eroe ha una forza molto elevata e una grande vitalità, ma pecca in altro. Fuorilegge. Fuorilegge penso che sia... C'è la grigliata con credo. Cos'è il credo? Lo so, Andrei, lo so. Fai tu, è una scelta tua. Io consiglierei di prima dare un'occhiata, magari, se veramente ne vale la pena, ecco. Ok, fuorilegge. Tempra, destrezza buona. Quindi è classico. Ha un coltello e un buckler. Cioè un buckler e l'arco. Bello. Astrologo. Che è la classe che noi faremo, principalmente, l'astrologo. Io volevo partire con... riportando alla luce un vecchio mio personaggio. Era una vecchia sfaccettatura di Lefter. Era il mago. Lefter è nato da mago, in realtà, non è nato da guerriero, e mi sarebbe piaciuto, ma in vecchi giochi che feci veramente parecchio tempo fa. Io partirei con l'astrologo, ci guardiamo le altre classi per illustrarvele un pochino, ma arriviamo al punto che utilizzeremo sicuramente il catalizzatore. Profeta, questa classe è interessante, logicamente, basato sulla fede, ma vedo che è come se fosse stato punito per i suoi atti attraverso quel collare di legno. Sembra quasi una gogna.
stato punito, ma lui è riuscito a fuggire da coloro che gli stavano infliggendo una grande punizione. Samurai, questo è molto interessante e mi ha spiazzato ieri sera quando corso, si dice, un po' le classi, perché è l'unica volta che che la From Software, appunto, ha proposto una classe che sia orientale all'interno di un gioco pseudo-occidentalizzato. Però, parliamoci chiaro, loro logicamente sono orientali, quindi ci sta il fatto che ci sia anche il samurai all'interno. Il prigioniero è una classe apparentemente con delle statistiche molto, come si dice, molto equilibrate, però sembra più un combattente arcano, un'intelligenza e una destrezza elevata, e quindi è per questo che è armato di stocco. Apparentemente, penso sia uno stocco, non è una spada curva. Poi abbiamo invece qua l'ibrido, sempre combattente, che è il confessore del nostro una fede elevata. Su che piattaforma gira? Questo qua è il mio Steam. Piattaforma Steam. E lo sventurato partire addirittura da livello 1 con le statistiche molto basi, base, base. Io la prima run la partirei con il nostro astrologo maschio, perché puoi scegliere tipo A o tipo B, maschio o femmina. Andiamo subito a inserire il nostro nome. No. C'è il caps lock attivo. Età, giovane. Ricordo. Oh. Nessun ricordo, il passato è stato del tutto dimenticato. Medaglione con intarsi di ambra cremisi. Incrementa i PV massimi. Bello questo. Comunque, un attimo ragazzi, una sola cosa, voglio precisare una cosina al volo. Se non avete letto su Stream Elements che ci aggiorna ogni 5 minuti della presenza del canale Discord. Mio stato aperto, quindi la locanda veramente ha preso forma e quindi anche Andrei, se vuoi partecipare, mi mandi la richiesta su Discord e io sono ben volenteroso di accettarti all'interno. Vorrei venire a fare due chiacchiere, vorrei venire a seguire in disparte, buttandoti il microfono, attivamente all'interno di Discord, mi farebbe molto piacere. Continuiamo. Runa del Interregno, l'oro della grazia che risplende nello sguardo del popolo dell'Interregno, consente di ottenere varie rune. Ok. Seme d'oro dell'Interregno, portato dalla corrente, consente di potenziare le sacre ampulle. Ok. Questo, ecco, tra il medaglione cremisi e il seme d'oro sono un po' indeciso. Ceneri di demoni zannuti. Si dice che all'interno delle ceneri risiedono degli spiriti. Queste sono le Sono sicuramente tipo delle anime che noi andremo ad acquisire per potenziare il nostro personaggio già dall'inizio. Tre misteriosi vasi incrinati in grado di autoripararsi. Contenitore per oggetti da lancio. Due chiavi di pietra a forma di spada possono infrangere i sigilli demoniaci, ma possono essere usate solo una volta. Ramo ammagliatore. Cinque rami sacri intrisi di un potere ammagliante. Si ritiene derivino del semidio Michella. Cioè, ragazzi, non avete idea, io ho tutti i brividi lungo la schiena. Cioè, questa cosa qua mi sta veramente emozionando. 5 pezzi di gamberetto bollito. Ok. Aumenta la resistenza ai danni fisici. Quindi vuol dire che abbiamo anche i consumabili. Questo io. La cosa bella è che io sono riuscito a non spoilerarvi quasi nulla di Elden Ring. Quindi io non ho la più pallida idea di che cosa ci sia all'interno di questo gioco. Quindi, logicamente, il primo boss è stato spoilerato perché è stato spammato ovunque. Io sono riuscito a non. Mi sono disiscritto a tutta la pagina della FromSoft, a tutto mi sono disiscritto apposta per non avere. Per non essere ai forum, apposta per non essere invogliato ad andare a capire com'era questo gioco. Io non ho la più pallida idea di cosa ci sia, di cosa abbiano cambiato di meccaniche. So che ci si può abbassare, questo si può nascondere, ma de del resto non so veramente nulla.
Ultimo, dolore di Shabiri, o Shabriri, forse è meglio, folle fattezze di un nobile a cui furono strappati gli occhi a traere gli attacchi nemici. Io partirei, conoscendo la mia classe, ovvero molto debole fisicamente, con il medaglione, che incrementa i PV massimi. Ok, seleziona modello base. Ah, c'è un modello base. Nome, uomo del nord. Questo in realtà è già la base del lefter che io volevo creare. Quindi mi sta che la pelle bianca è... ci sta. La voce. C'è possibilità di sentirla. Voce giovane 1. Pelle c'è, volto e capelli, quello che mi interessa è proprio ciò. Ok. Bellissimo, comunque tra l'altro il rendering del personaggio è a me piace veramente tantissimo. Regola modello del volto. Ah, ok, qua ci si può sbizzarrire a creare mostri su mostri. Capelli. Il mio lefter ha i capelli lunghi sempre. Lunghi e lisci. Così no, per l'amor di Dio. Eccolo. Colore capelli, ha i capelli bianchi lui. E la barba. Ditemi che c'è. C'è. Eccolo. Questo è il vecchio, vecchio Lefter che ha preso vita. L'unica cosa e particolare del personaggio, proprio questa. Gli occhi ha l'occhio destro cieco. Tranquillo, Andrei, tranquillo, non è un problema. Io l'ho detto per, logicamente, per, come si dice, per informazione, quindi se ti fa piacere, ben volentieri. Occhio destro. Opacità, occhio destro. Perché non... Ah, ok. Questo... Ah, ok, no, ok. Opacità... Ok. Esatto. E abbiamo... Ultimo e non per ultimo... Tratti della pelle, pori. Oh, questa cosa qua è bellissima. Tatuaggio. Esatto. Questo è il buon vecchio Lefter. Di una volta. Partiamo. Che bella sensazione, ragazzi. Questa è una bellissima sensazione. È veramente fantastica. Wow, attenzione, io non ho visto nessun video per ora. The fog, the lands between.
Wow. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. Che immagine. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Wow. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. L'anello. Partiamo ufficialmente con la storia. Allora, note tecniche, ragazzi, note tecniche. Allora, veramente sto fremendo, però c'è una nota che secondo me a me piacerebbe mettere sulla piatta, ecco, diciamo così. Il fatto di avere un'introduzione in splash art, e che splash art, a prescindere da tutto, non mi ha soddisfatto appieno. Preferivo un CGI sopra insieme alle splash art. Secondo me potevano renderla molto, molto più interessante il video. Il fatto che lo sia già mi raccuora comunque. Però secondo me potevano infilarci qualcosa di aggiuntivo. Nel menu dell'equipaggiamento consente di selezionare armamenti, frecce, dardi, armature, talismani, oggetti. Puoi assegnare fino a 3 armamenti per mano. Questa cosa qua è bellissima, avere 3 armi per mano. Beh, ce n'erano 2 negli altri. Puoi assegnare fino a 3 armamenti per mano. Le azioni eseguibili con ciascuno variano in base al braccio in cui assegnare. Ok. Qui ho una spada lì.
Potrei per caso mettere al posto dello scudo il catalizzatore e qui la spada? Ok. E preda resti. Oh! Dito avvizzito, dei senza luce. Bello. Diamo un'occhiata. Spero che anche qua abbiano messo tipo un binocolo, un qualcosa del genere, perché è fenomenale la cosa. Imagine se. Supera la strada incerta e tortuosa e le chiama il trono di Lord Ancestrale. La luminosità. Come siamo messi? Un po' di più? Già meglio. Ok. Consenti di scrivere messaggi per altri mondi. Non giocando online è un oggetto che non mi serve. Effetti oggetto, perdi le rune, tornate all'ultimo luogo. C'è un modo di... di vedere la... la descrizione dell'oggetto. Ecco, il quadrato. Ricordo della prima grazia che un tempo guidavano gli antichi. Guidava gli antichi, senza luce, verso l'interregno. Perdi tutte le rune e fa ritorno all'ultimo luogo di grazia visitato. Tutto si ripete. Ammira l'anello ancestrale, diventa Lord Ancestrale. Questa splash art mi ricorda addirittura un tipo la visione del crepuscolo della luna, magari che sta sorgendo, del sole che scende sull'acqua. È una cosa veramente strana da vedere. Ho già dato per il gioco online. Consente di scrivere messaggi. Dito di adipocera e maciato, al punto da lasciar intravedere l'osso. È una reliquia lasciata da chi venne prima per aiutare chi verrà dopo. Cioè, quindi chi ha provato a diventare Lord ed è caduto, ed è finito per lasciare questa reliquia per aiutare chi verrà dopo a provarci. Ciao Lori, buongiorno. Tutto bene? Scintipietra. Due ciotolo di scintipietra e arco di scintipietra. La scintipietra funge da collegamento per scagliare proiettili magici contro i nemici. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente e in movimento. È generalmente il primo passo sul percorso che conduce alla vera conoscenza della stregoneria. Stregoneria scintipietra dell'Accademia della Raya Lucaria. Com'è andata a scuola, Lori? Scaglia una saeta magica che si propaga in orizzontale. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente e in movimento. Tecnica conferita da stregoni che abbandonano l'Accademia per viaggiare affinché li protegga da eventuali gruppi di aggressori. Gli stolti, del resto, si muovono spesso in branco. Certo, Andrei, Elden Ring è un Dark Souls alla fine. È Dark Soul. È quello che la From Software voleva creare nei Souls, ma logicamente non poteva fare. Adesso è riuscito a farlo. Ed è questo, è per questo che io sono molto emozionato di questa cosa. Mi aspetta mia nonna con un piatto di tagliatelle al ragù. E sono tutte tue, Lori, da andare a mangiare con un buon grattata di formaggio grana sopra. Quello è, ci sta sempre bene. Il suo peso ridotto la rende una delle spade corte più maneggevoli, anche in virtù dei suoi scarsi requisiti in termini di attributi. Bastone, questo qua è importante, bastone degli astrologi. La scintipietra incastonata sulla punta serve a catalizzare le stregonerie. I bastoni consentono di lanciare le stregonerie memorizzate nei luoghi di grazia perduta. Ti aspettava.
Essi leggono il destino nelle stelle e sono ritenuti eredi degli stregoni della scintipietra. Ma ahimè, il cielo notturno non è più culla del fato. Medaglione con intarsi di ambra cremisi è l'oggetto che abbiamo preso all'inizio. Sì, certo, ovvio, Andrei, è un Souls-like. Non è che perdi tutto, perdi le anime o le ceneri, come sembra che siano ceneri qui. E devi andarla a recuperare. Certo, è un Souls-like. La resina invecchiata dall'albero madre si trasforma in ambra, una gemma pregiata dall'epoca di Godfrey. Parliamo di Godfrey, ragazzi. Primo lord ancestrale, l'era del fuoco. Si parla di Godfrey qua. Racchiude un'antica energia vitale. In tutto ciò possiamo aprire la porta. Wow, oh mio Dio. Si dice che l'Elder Ring, piccolo aneddoto, sia una delle radici di quell'albero che noi abbiamo dinanzi. Questo maestoso albero è l'inizio della vita. L'Elder Ring è l'inizio della vita. Dato che io sono completamente offline, cappella dell'attesa. Sono completamente offline e completamente infrastrane. Io non ho idea di che cosa aspettarmi. Scusate se vi faccio venire un po' il mal di mare, ma è perché non ho idea di dove ci siano oggetti, ma vedo che non esistono oggetti qua attualmente. Ho una rotolata meno decisa del di Dark Souls 3 e questa cosa qua mi spaventa parecchio. Però c'è il salto. E si possono raggiungere. Ma ragazzi, cioè, hanno messo il salto, cioè il salto è praticamente tutto quello di cui avevano bisogno i Dark Souls e avevano bisogno del salto. Questa cosa qua è quello che loro hanno messo per rendere l'esplorazione veramente completa. Parliamoci chiaro. No. Ok, da giocatore di Dark Souls certe cose vanno provate, perché per chi ha giocato al gioco e lo sa bene, è un attimo perdersi dei posti segreti. Ok. Apparentemente sembra però un luogo senza oggetti. E il che mi risulta un po' strano. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere qui dietro. È un luogo veramente senza oggetti. Cioè. Ah. E quello lì è un cimitero. Un cimitero. Ragazzi, io sarò un po' lento. Meglio tirare giù i santi, non ti preoccupare. Le mie magie? Wow. La mia vita? Ah, è là. Ok. Non me la fanno vedere? Questa cosa qua è bellissima. Il fatto che lasciano in giro la possibilità di allargare la visuale. Ma queste statue, io sarò un po' lento, ragazzi, ma
Perché la magia della prima run non te la toglierà, cioè non la potrai mai più provare. Quindi ogni singolo dettaglio a me piacerebbe esplorarlo. E sono stato così anche nei Souls. Io sono sempre stato. Dark Souls, ma il Dark Souls, Andrei, non, ripeto, l'ho sempre ripetuto a chiunque vi dica che Dark Souls è un gioco difficile. Dark Souls non è un gioco difficile. Per nessun motivo al mondo. È un gioco. Sì, è impegnativo, per l'amor di Dio. Non è un gioco da casteggio. Questo è poco ma sicuro. Ma è un gioco punitivo. Ovvero, se tu hai fretta di fare le cose, muori. Se tu hai fretta di correre in determinati posti, muori. Devi prenderti la calma e valutare ogni mossa che devi fare. Che bello questo posto. Ma è un posto. È strano. Ma quella statua lì? È la statua di Marika? Quella statua lì? Oh! Che è? Erede innestato! Oh! Oh, frame rate calato! Ah, errore, sono morto. Ok. Ah, però è fattibile. So che è fattibile. So che solo che a volte arrivano boss, mi tocca fare 13 volte per poterli andare avanti e dovresti essere il miglior potere. Allora, sì. Beh, certo, è logico. Non è un trial and error, di sicuro, come tipologia di gioco. Però abbiamo speranze di batterlo, lo sapete? Avevo speranze di batterlo, il boss qua. Però non avevo possibilità di recuperare mana, vita, quindi lo rincontreremo prima o poi. E comunque, sì, cos'è che stavo dicendo? Ah, c'è una mia meme famoso, ormai passato. Di un mio tentativo di battere il buon Gael nel DLC di Dark Souls 3, del quale è durato esattamente 2 ore e mezza di scontro continuo e di mio urlo finale che ho Don't rischiato di worry, essere Tyrion. arrestato, tra virgolette, Fortune is dai on your carabinieri di side. Pignola. Quindi We found him here, after all. chi è questa? One of his kind is sure to Ha seek the riconosciuto un senza Elden luce Ring. e ci ha portato col suo cavallo verso la Even if it salvezza. does violate the Golden Order. L'era del fuoco? Parliamo dell'ordine Aur dell'era del fuoco?